è un cosplayer del Bronx, diventato piuttosto famoso su TikTok con i suoi travestimenti frizzanti, quasi più dei deformi bullizzati. No, come? Fare il cosplayer è un lavoro duro, a differenza del portinaio e dell'oncologo. No. Mio padre lavora in una fonderia e mi ha sempre aiutato a costruire le spade e le armature. Solo che lui era convinto che le usassi per rapinare gli alimentari pakistani come i miei cugini. Quando ha scoperto che era per travestirmi alle fiere, mi ha sfregiato con un coltello a farfalla e mi ha cacciato di casa. Manco fossi diventato latino. La prossima settimana c'è il Comic Con di San Diego e voglio travestirmi da Sora, il protagonista di Kingdom Hearts. Ma ho bisogno che qualcuno mi faccia il Keyblade, la sua arma. Bob e Jim, siete la mia unica speranza. Perché? Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose. La richiesta di Jackie è davvero bizzarra. E anche lui, a dire il vero, è un po' strano. Quando ci ha detto che per vivere si traveste, abbiamo pensato che fosse uno di quei puttani con tanto rossetto e le scarpe molto grosse che una volta ho caricato sul mio tir. Sicuro di non esserti incazzato un pagliaccio, Bob? Sì, forse quella volta sì. Comunque, chi vive sulla strada sa dell'esistenza dei puttani. Questo però è un cosplayer, Bob. Uno di quei menomati mentali che copiano le mode dei musi gialli sopravvissuti alla benedetta atomica e si incontrano tutti in un posto sperando di scopare una donna grassa con la parrucca blu. Quando Jim mi mostra la sua vasta cultura dei costumi contemporanei, mi viene voglia di stendermi nudo per terra, dipingermi il pene di nero e farmi utilizzare come un joystick, anche se non sono ricco. Per forgiare il Keyblade, l'iconica spada del protagonista di quella cagata crossover di Kingdom Hearts, Bob e Jim necessitano di una grande quantità di oro e argento. Senti, Jim, che ne dici se per una volta, invece che depredare il cimitero ebraico in cerca di cose luccicanti, facessimo una vera rapina ad un portavalori? Bob, tu sì che sai come pompare sangue al mio corpo spugnoso. È per questo che mi sono innamorato di te, anche se non sono ricco. Ehi, quella è la mia battuta. Devi derubare l'oro, non il mio copione. Jim e Bob salgono a bordo del loro pick-up con le corna sul cofano, in cerca di un furgone portavalori e... Wow, che fortuna! Ne trovano uno dopo solo mezzo miglio. È una vera fortuna trovare un portavalori così vicino. Sembra quasi che sia stato parcheggiato lì apposta con le chiavi nel quadro e l'autista accrivellato di colpi per far proseguire questo episodio dei Forgiacose. Jim, smettila di abbattere la quarta parete. Dobbiamo forgiare il Keyblade. Hai ragione, Bob. È che con tutto questo parlare di cosplayer mi era venuta la voglia di fare Deadpool. Quanto sei nerd. Non so che cosa voglia dire, ma sono carico. Avanti, Bob. Facciamo questo Keyblade. Forgia, forgia, forgia. Jim e Bob forgiano il Keyblade ed, essendo molto buoni, decidono di devolvere l'oro e l'argento avanzati ad una fondazione di Boy Scout suprematisti bianchi. Per capirci, bambini che mangiano solo la parte bianca dei Ringo. Questa specie di chiavona gigante è un vero capolavoro, Bob. Puoi dirlo forte, Jim. Vorrei vivere i tempi del baratto per poterla scambiare con una dozzina di hot dog. Ma sei pazzo, è fatta d'oro e d'argento, ne varrà almeno 20. Jim ha sempre avuto il senso degli affari, come quella volta che ha scambiato quell'inutile campo di mais, dove oggi ci sono delle strane trivelle puzzolenti, con un set di cacciaviti nuovi di zecca. Quel colletto bianco si è fatto proprio fregare dal vecchio Jim. Jim e Bob si mettono in strada direzione New York e, senza dover sparare nemmeno un colpo dal finestrino, arrivano nell'ex capannone industriale in cui vive Jackie. Jim e Bob, che tempismo! Stavo proprio provando il mio vestito da Sora e mi mancava solo il Keyblade. Siamo super veloci, amico. Eccoti la tua chiave gigante, ma aspetta un momento. Lo vedi anche tu, Jim? Ma tu sei del colore sbagliato! Sì, come la maggior parte dei fan di Kingdom Hearts. Ma come ti permetti di fare il cosplay di un personaggio della stessa razza del nostro signore John Gesù? Ragazzi, calma. È il 2021. Black Lives Matter. E poi Gesù era un semita, quindi probabilmente era olivastro. Prendi la mazza da baseball, Jim. I nostri padri non sono diventati morfinomani in Vietnam per permettere tutto questo. Illusi, non potete fare nulla. Io ho il potere del mio cuore, il potere dell'amicizia e il chi... E invece non aveva un bel cazzo di niente. Jim e Bob gli cancellano la faccia con una mazza da baseball, ristabilendo l'ordine naturale delle cose. Missione compiuta. Jim e...